Dopo la pandemia, i sindaci hanno un compito ancora più importante, che è quello di risarcire le giovani generazioni del tempo che hanno perduto, il tempo della socialità, il tempo della bellezza. Risarcire vuol dire restituire delle città che siano più vivibili, che siano più green, che siano più adatte, diciamo, a quelle esigenze che sono necessarie per la vita dell'uomo. Ecco, le città sono il luogo più straordinario perché contengono la vita degli uomini. Però sono anche il luogo più inquinato, lo sappiamo, e quindi tutte quelle politiche attive che possano concorrere a ridurre e a mitigare questi inquinamenti sono ancora di più necessarie oggi alla luce di quanto è successo. Ecco, noi a Cosenza abbiamo investito molto negli anni passati su queste politiche, abbiamo realizzato decine di chilometri di piste ciclabili con una struttura che si chiama Ciclopolitana che congiunge attraverso appunto le bici i punti di interesse più importanti della città. Abbiamo pedonalizzato moltissime aree che prima erano parcheggi oppure attraversate dalle auto, e oggi queste aree sono delle piazze, sono dei percorsi pedonali. Abbiamo creato 15 nuove piazze, abbiamo chiuso delle strade veicolari spostandole al di fuori dal centro abitato per creare delle linee verdi per creare dei corridoi ecologici, stimolando le persone a camminare, a utilizzare i mezzi pubblici o i mezzi sostenibili. Siamo per realizzare questo parco del benessere, per completarlo, che è un parco che comprende dei giardini tematici, che comprende delle aree da gioco di strada, delle piste ciclabili, dei percorsi benessere e che quindi aree che servono e stimolano i cittadini per la prevenzione primaria. Abbiamo lavorato moltissimo sull'efficientamento idrico della rete di distribuzione interna della città per ridurre le perdite nel sottosuolo di acqua, abbiamo lavorato sull'efficientamento energetico sostituendo tutte le lampade dell'illuminazione pubblica con nuove lampade a LED, abbiamo lavorato ovviamente attrezzando le scuole con pannelli fotovoltaici e con pannelli termici. Stiamo lavorando da tempo ormai sulla raccolta differenziata. Cosenza è stata la prima città della Calabria a fare il porta a porta e raggiunge oggi la media giornaliera di circa il 70%. Insomma, sono tante le politiche attive che adesso oltretutto si incentrano sulla rigenerazione urbana, quindi anche sulla necessità di rigenerare luoghi della città per ricomprenderli in un'azione più complessiva che quella di questa vita incentrata sullo stare insieme bene nella città del benessere. E su questo diciamo che è ancora c'è tanto da fare anche qui a Cosenza.